Buongiorno a tutti, eccoci per il terzo appuntamento con i FINSA Design Talk, un format che Giacinto Seghì, che è direttore dell'area prescrizione FINSA World e quindi anche Italia, ha inventato e abbiamo messo a punto. È un format molto interessante perché, come dire, dà uno sguardo internazionale al progetto. Intervistiamo di volta in volta dei protagonisti che parlano lingua italiana ma che spesso sono stranieri o che comunque hanno lavorato all'estero. Abbiamo una condivisione comune che è quella della Scuola Politecnica di Design a Milano, dove io ho insegnato e dove Giacinto e l'ospite di oggi, che ancora non svelo, hanno studiato. Beh, allora io chiamerei prima di tutto Giacinto Seghì, che è il coautore, anzi l'autore di questo format, e quindi vorrei salutarlo. Ciao Giacinto, buongiorno. Buongiorno, Sei in forma? Sì, come stai? Bene, grazie. Noi ci sentiamo su varie piattaforme, è bello vedersi anche di persona. Ricordiamo, ve l'ho già detto prima, che questo FINSA Design Talk è un format che ti sei inventato e che abbiamo messo a punto. Siamo alla terza tappa. Molto interessante perché è un viaggio all'estero, ma che è quasi un asse mediterraneo, diciamo, tu da Madrid, io da Milano e poi i nostri ospiti che giusto. In questo caso sono in Italia ma girano per il mondo. Giusto. Giusto. Senti, io sveglierei l'ospite di oggi che è Giuseppe Morando, OSW, che significa Open Source Workshop, Ciao Giuseppe, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ho provato mille volte a pronunciarlo ma non ce la faccio. Dillo tu bene, dai. OSW è perfetto, va bene. E perché è un laboratorio permanente, no? Che guarda l'architettura come pratica inclusiva. Ti do 5 minuti per spiegarlo. È permanente perché in realtà era tutto iniziato per gioco, o comunque era iniziato per un evento specifico, che era disegnare un evento al Salone del Mobile di parecchi anni fa. Poi è diventato, diciamo, a questo si sono aggiunti altri piccoli eventi, poi anche delle commissioni, dei lavori, e quindi da temporaneo è un workshop. I workshop normalmente hanno una durata limitata, e invece questo poi è diventato appunto permanente. Perché Marcella del Signore e Elena del Signore sono le tue equipe. Esatto, ci siamo conosciuti a un festival dell'architettura in Puglia e da lì è iniziato appunto questa collaborazione, sempre per progetti specifici, perché ognuno di noi aveva una vita, come dire, professionale indipendente. Marcella ed Elena sono dei docenti a tempo pieno, Marcella dirige un master a New York, quindi diciamo essere in posti diversi con un lavoro che ci prendeva la maggior parte del tempo richiedeva un'organizzazione flessibile, un'organizzazione diversa e comunque sempre un coordinamento costante. Senti, poi parleremo anche del vostro côté estero, perché avete lavorato tanto all'estero, come hai già accennato, però vorrei sentire Giacinto. Vedi che Giuseppe ha detto ci siamo conosciuti. Allora, siccome questo format fa parte della relazione umana, che no, ho parlato di Milano, Design, Scuola Politecnica come punto di conoscenza e aggregazione. Sì. Dici qualcosa rispetto a Giuseppe, dai. Sì, ci abbiamo conosciuto al 2002, 2001, 2002, 2003 alla Scuola Politecnica, al vecchio palazzo della Scuola Politecnica dove. Passaggio lira-euro, pesetta sì, passaggio dove Giuseppe stava facendo il master di interior, io stavo facendo il master di industrial e io sono arrivato da Barcellona dopo che ho studiato lì architettura degli interni e mi volevo specializzare nella parte di product design. E è stato interessantissimo perché alla fine più di 15 culture diverse, diciamo background diverse, progetti multidisciplinari e alla fine veramente è stato un anno super interessante a livello di scambio, no? Credo che si può dire scambio di... Senti Giacinto, perché hai scelto Giuseppe? Perché sei poi tu a indicare assieme anche alcuni nomi, no? Morando sì. Perché? Sì, perché quando ho parlato con Giuseppe abbiamo continuato a parlare durante questi anni e abbiamo mantenuto il contatto e io sapevo che Giuseppe ha iniziato un rapporto molto internazionale verso l'India
e ha iniziato a lavorare in questi in questo approccio internazionale, no? Sui progetti. E tu sai, Giorgio, che il nostro, diciamo, la nostra idea è che è convertire Design Talks a livello internazionale, un rapporto internazionale, no? Come il design può viaggiare per il mondo. E parlando italiano, questo ci piace molto. Parlando italiano, No, però è come la base, la cultura italiana del design, l'architettura, certo, parte da Milano, però dopo si può fare un percorso per il mondo, no? E con Giuseppe abbiamo parlato di questa esperienza sua, no? Lavorando all'estero, e tu sai che adesso il progetto nostro di Finza ha una parte molto internazionale, certo, no? Della Spagna. No? E per quello... Intanto chiederei a Massimiliano di condividere la presentazione, così facciamo capire anche ai nostri web spettatori perché abbiamo scelto Giuseppe Morando e Open Source Workshop. Eccoci qua. Beh, questo è il logo, molto, molto pulito. Andiamo avanti, ecco qua le varie sedi, benissimo. Questa è una riassume in una slide dove siamo, inizialmente Milano, Londra e New York. No, torniamo indietro, scusa Massimiliano, ti diciamo noi perché. E adesso anche a Bangalore, nel senso che perché Bangalore, come dire, si è aggiunta a una delle mie, diciamo, è una tappa importante che va, diciamo, ad arricchire la mia esperienza professionale. Dopo così una collaborazione lunga di qualche anno con un gruppo asiatico, ho iniziato ad esplorare la possibilità di avere dei progetti sui quali lavorare indipendentemente. Andiamo a vedere cosa fate, dai, andiamo avanti. Quindi, ecco, questa slide e quelle che seguono sono, diciamo, le ho prese da quella che è stata il primo intervento che abbiamo fatto ad un Pace Acuse a Milano per studi emergenti di molti anni fa. Tutti hanno presentato i loro progetti, come una sorta di lecture sulle loro realizzazioni. Noi avevamo invece, anche perché eravamo appena nati, diciamo, non avevamo un gran portfolio, sì, se non quello personale, in realtà invece siamo concentrati sulla modalità operativa che ci aveva, diciamo, che avevamo scelto, e quindi l'opportunità di essere, quindi essere in punti diversi, cercare punti di intersezione, che per noi erano quindi la possibilità di, come dire, volersi incontrare. L'intersezione ti spinge a trovare dei punti in comune, punti in comune che derivano da competenze diverse. Giuseppe, una domanda in questa slide prima delle competenze. Sempre create, no? Sempre avete creato un po' i team per lavorare ad hoc, no? Un po' per la singolarità di ogni progetto, no? Sì, sì. È importante. Sì, sì. Perché laboratorio permanente con squadre diverse. Sì, perché sostanzialmente quando abbiamo fatto dei lavori a New York, ovviamente avevamo bisogno di un team locale a New York, e lo stesso a Milano. E quindi ogni volta, diciamo, la persona che era lì attivava il network, attivava la propria rete. Giuseppe, siccome il giornalista di solito chiede chi, come, dove, quando, perché, il dove l'abbiamo capito, il come lo stiamo capendo, il cosa non l'abbiamo ancora capito. Il cosa siamo partiti con design di installazioni e prodotto, al quale abbiamo aggiunto negli anni anche dei, diciamo, progetti di architettura e di installazioni. Ecco, questo è il trittico come riassunto e simbolo della simultaneità, quindi simultaneità della scena. Queste sono delle immagini che spiegano un po' la sintassi sviluppata in questi ultimi anni, grazie anche alla collaborazione con altre persone che poi si sono aggiunte. Questo è un progetto che quindi ritorna... Scusami, quindi da quelle forme, da quella intersezione, da quelle forme geometriche, esce poi, come hai fatto vedere, questo headquarter a Benevento. No, quelle due immagini che parlano della sintassi è il risultato al quale siamo arrivati negli anni. Questo è il progetto da quale siamo partiti, con una, appunto, lavorando appunto con Laura Lampignale, che è un'altra persona con la quale adesso stiamo collaborando in Italia, che è diventata un riferimento permanente
con lo studio a Benevento, e quindi diciamo la sede da Milano l'abbiamo spostata a Benevento, e questo è un progetto insomma dove per primo abbiamo esplorato la scala architettonica. E a questo ne seguono altri, come possiamo vedere nelle avete preso anche un premio, no? First prize. Sì, okay. Due, uno per il Metra Award, perché vabbè, sì. Uno per il Metra Award e un altro per l'Ina Cass. Certo. Parallelamente, appunto. Giuseppe, una domanda in questo progetto. Ti ricordi che ti sono andato a vedere a Zaha Hadid? A Londra, che ci siamo incontrati quando stavi lavorando da Zaha. Sì, e qui qualcosa ti sei portato di Zaha. Sì, le linee ricordano un po'. Questo è stato prima o dopo? Questo dopo. Questo che sei stato dopo, no? Questo dopo. No, infatti c'è una evoluzione. Infatti, come dire, adesso non vorrei nemmeno tanto parlare dei progetti, ma proprio appunto il punto che hai evidenziato tu, Jacinto, è per me importante, nel senso che ci sono delle esperienze che si sono sommate e che hanno anche ovviamente influenzato il modo di vedere il design, non tanto formalmente quanto da un punto di vista proprio di gestione del processo. Questo è un progetto interessante, al di là delle geometrie che uno può, alle quali diciamo puoi trovare delle persone che si trovano in sintonia con questo o meno, ma per la ricerca che c'è dietro. Perché è un materiale l'EPS ad alta densità, lavorato con macchina a controllo numerico, che normalmente viene usato per fare prototipi, e noi l'abbiamo utilizzato per fare degli elementi di arredo permanente a tutti gli effetti. A proposito di materiale, ricordiamo che siamo al terzo appuntamento dei FINSA Design Talk, e ovviamente il nostro materiale di riferimento è il legno, però il legno è anche accoppiato ad altri materiali. Con Giacinto state sperimentando tantissime cose, quindi ovviamente questo è un talk sul progetto di Giuseppe Morando e di Open Source Workshop, però, come dire, offerto da FINSA, nel senso che ci apriamo a varie testimonianze. Prego, Giuseppe. Sì, infatti hai fatto bene anche a parlare del legno, perché in questo progetto che ho fatto anche con un'altra interior designer che è Katrin Stakenbox, che avevo conosciuto appunto a Milano, abbiamo applicato lo stesso processo della CNC all'EPS, al legno, all'MDF. I tavoli che sono qui sono stati tutti realizzati con CNC machines a 5 assi, e quindi insomma un concetto poi a livello di produzione che è stato esteso un po' su tutto il progetto, e quindi diciamo è stato importante per questo. E anche il progetto che vedete dopo ha una scala diversa, ma l'ho messo in sequenza a questo perché è accaduto 10 anni dopo a Bangalore, in India, all'interno di una struttura molto più grande, molto più diciamo complessa, ma alla base la ricerca, e quindi in questo caso dei tool digitali per fare, come si vede in questa immagine, nell'immagine successiva, la combinazione del design parametrico per disegnare sia l'architettura che per controllare la struttura. E quindi sempre. Senti Giuseppe, scusami, adesso vedendo questi progetti, poi chiaramente mi hai anticipato la presentazione, io non posso non pensare al committente, cioè sono committenti importanti, no? E come li trovi, come li trovate, o come arrivi alla committenza? Perché spesso in Italia, è vero che tu sei all'estero a lavorare, però non è semplice per i giovani soprattutto arrivare alla committenza. Certo. Infatti un doveroso chiarimento. Il progetto dell'ufficio era un progetto al quale siamo arrivati attraverso appunto anche Katrin, la mia collega che aveva lavorato su quel progetto, con le normali reti di conoscenze, per cui il cliente aveva già scelto un designer e poi noi in ultimo, come dire, proprio all'ultimo minuto abbiamo fatto la nostra proposta e avevamo vinto questo progetto. E questo è successo nuovamente oggi con un altro progetto per un albergo che stiamo invece completando, che vedremo più avanti. Dove userete FINSA sicuramente a questo punto? Dove utilizzeremo...
Finza... Una domanda, Giuseppe, una domanda. Al progetto di prima avete utilizzato Grasshopper, no? Avete utilizzato Grasshopper, no? Per parametrizzare, ok. No, dopo ne parliamo della parte digitale, che ho delle domande per te di automatizzazione dei progetti. E questo è un progetto in India, quindi per me ha un valore, questo è un ristorante panoramico su una torre alta 110 metri, ha un valore particolare perché appunto riuscire... Ed è un progetto del governo, quindi nuovamente per rispondere alla tua domanda, spesso, e adesso parlando dell'India, in India molti dei progetti più importanti sono promossi anche dai governi locali. La committenza pubblica all'estero è un po' più dinamica di quella del nostro paese. In India è dinamica, ma è molto simile a quella italiana. Però ci sono delle punte di eccellenza, come diciamo, saprete, dell'aeroporto di Mumbai e di altre. Adesso c'è un piano per disegnare le stazioni di tutti i paesi, perché ovviamente l'India, dopo aver essersi dotata delle residenze, che erano, come dire, come è successo in Italia negli anni 60, adesso piano piano deve costruire anche servizi. Giusto. Andiamo quindi avanti. Questo appunto sempre a Bangalore per una competition, ed è stato un progetto perché che ho scelto perché il team locale si era messo come dire, per la prima volta ad esplorare il concetto di modellazione attraverso, diciamo, la scultura della massa, come dire, scolpire una massa esistente. Il progetto si prestava perché era molto compatto, non c'era spazio per, come dire, decorazioni, eccetera. Quindi anche qui, lavorando con progetti software di modellazione ovviamente tridimensionale, e per poi arrivare al progetto 2D. Senti, scusa Giuseppe, tu hai studiato in Italia e poi anche perfezionamento a scuola politecnica, eccetera. L'identità, nel senso, in un lavoro internazionale, come si fa ad avere un segno identitario? Nella immagine di prima, ristorante panoramico, non potevo non pensare al mandala o comunque alle forme, no, geometriche, tipiche, voglio dire, di certa cultura. Trovi un'identità nel luogo in cui lavori, o il tuo è un linguaggio internazionale alla Zadid, visto che Giacinto... Ma no, ma io non penso di non avere, di avere, diciamo, sì, mi ispiro. Allora, Zadid purtroppo, o per fortuna, è il nome che viene più alla come dire, in mente a molti nel momento in cui si, diciamo, si propongono delle geometrie che sono un po' più, certo, come dire, fluide. Quelle digitali. Oggi ovviamente anche UN Studio, anche FOST, anche certo, Big stanno indagando un simile linguaggio che è stato iniziato ovviamente da ZA. Però non ho, come dire, ZA come riferimento formale, ma di quell'esperienza mi è rimasta invece la volontà di esplorare continuamente, di non dare le soluzioni per scontato, come dire, si fa così in quel modo e continuiamo a fare così. Quindi il segno, l'identità esiste nella contestualizzazione del progetto di volta in volta. Certo, il segno dell'identità è importante lasciami soprattutto in India. Lasciami fare una domanda in questa situazione, perché è molto collegato a quello che stai dicendo tu, Giorgio, è una domanda che mi sono scritto. Giuseppe, sapendo che stiamo andando a un mondo di costruzione industrializzata, tu sai che la costruzione è meno digitalizzata che l'agricoltura come settore. È un settore molto primario che si costruisce ancora di forma tradizionale a tanti paesi da tanti anni fa, no? Sai che stiamo evoluzionando tantissimo. C'è la parte digitale, la parte di progetto, no? Sul BIM, però c'è anche la parte del BAM e del BOOM, che è il Building Assembly Model, il Building Operation Model, no? Noi i fabbricanti siamo adesso, tanti fabbricanti di vetro, di facciate, di strutture, siamo già in un percorso di industrializzare i sistemi e di disegnare, di creare i sistemi costruttivi per l'architettura. Secondo te, questo percorso può limitare la creatività dell'architetto o la creatività del progetto, diciamo, il avere queste soluzioni già industrializzate? Perché io ho parlato con tanti architetti e mi dico no, perché le option sono infinite, le combinazioni sono infinite, no? Però
Ti chiedo questo, no? Come lo vedi tu? Come vedi? Ma no, ma direi di no. Sono d'accordo con tutte le altre persone con le quali tu hai parlato. Direi di no. La industrializzazione non ha mai limitato. Se la usi in modo limitante, allora giusto. Come dire, se la prendi, e questo ritorna un po' al discorso di prima. No, anche il design italiano lavora su quello, no, Giuseppe? Se pensiamo alle sperimentazioni di Rona Rada, le sculture che poi diventano in rotazionale o altre tecniche, sì, dei mobili veri e propri, l'industrializzazione anzi semmai traduce a volte la creatività. Sì, certo, a meno che tu non voglia usare il prodotto che mi, come dire, specifico che viene fuori da quel processo di industrializzazione. Certo. In realtà sappiamo bene che è tutto esattamente l'opposto. Se tu hai un processo, puoi lavorare sui parametri del processo per arrivare a qualcos'altro. Però la domanda di Giacinto era un po' tendenziosa, chiaramente, certo. Diceva, guarda, le aziende stanno customizzando, stanno facendo moltissime, certo, soluzioni, per cui non avete più scuse, c'è un vocabolario talmente ampio che potete... Sì, no, è la seconda, però... domanda che ti faccio, che è interessante, Giuseppe, è questo. Noi come ditta già siamo, sai che stiamo sviluppando dei sistemi costruttivi, per esempio il CLT, no? In cross laminated timber, legno strutturale in altezza, no? Apre la nostra nuova fabbrica, aprirà a gennaio 2021, che è una fabbrica automatizzata per fabbricare le strutture dei palazzi in CLT, no? Però a parte stiamo lavorando sulle facciate, e la settimana scorsa abbiamo fatto un focus group con dei sette studi di architettura, perché vogliamo iniziare a lavorare sulle facciate ventilate in MDF per l'esterno, MDF direttamente trattato, acetilato per l'esterno. E lì c'è il lavoro, no? Secondo me la parte di sviluppo di prodotto deve iniziare con gli architetti, per capire le necessità, per capire il confronto. Scusa, sì, si sente un... No, questo qui è la metà. Siamo a metà intervista, quindi era il suono della metà. Il confronto del mercato è importante. Quello processo, noi possiamo lavorare molto la parte industriale del prodotto e del sistema, però secondo me si deve contrastare con la parte creativa, la parte di mercato con l'architetto all'inizio, no? Perché possiamo, come fabbricanti, alla fine fabbricare dei prodotti freddi, no? che non hanno la parte, diciamo, del progetto, la parte della creatività, no? Secondo me si deve, no? Secondo me si deve mettere insieme quello processo dall'inizio, no? Sì, però io vorrei aggiungere una cosa alla tua domanda, Jacinto, perché sì, effettivamente il processo di industrializzazione poteva limitare le soluzioni, quindi cerco di rispondere, sì, alla tua prima domanda. Poteva limitare il lavoro degli architetti forse 30 anni fa. Oggi in realtà l'industrializzazione va di pari passo con la personalizzazione, cioè con il prodotto custom. Basta pensare alla stampante 3D. Basta pensare all'automotive e alle pale del Boeing, che sono ormai stampate in metallo 3D, no? Quindi ormai, sì, l'industria può fare anche il pezzo singolo. Per cui questo è assolutamente... così. Che cos'è questa installazione? Torniamo alla presentazione. Questa è un'installazione luminosa che ho fatto a Milano ed è il primo progetto forse nel quale ho provato a mettermi, come dire, alla prova con Grasshopper. Parliamo del 2009, penso, 2008-2009. Anche lì c'era un team eterogeneo, c'era un mio caro collega Carles, spagnolo, c'era ancora Catherine, che adesso è a Singapore. È un team dove abbiamo messo insieme appunto le nostre specialità, le nostre competenze, ed è venuto fuori questa installazione. Il fatto di avere dei satelliti in giro per il mondo, vi serve tanto dal punto di vista operativo del progetto, non tanto della commessa? Certo. E ti do ragione, nel senso, perché ho messo questo progetto proprio perché è stato un progetto che abbiamo fatto a Milano, diciamo realizzato a Milano, ma progettato contemporaneamente a Londra, in Italia e in Spagna. In che anno, scusa? 2009, quando c'è stato il LED Design Festival a Milano. Ah, 2009, penso. Questo sono le gallerie Vittorio Emanuele, no? Sì, no, scusa, questa è Galleria del Pozzo. Vicino alla Borsa. Bravo. Ah, ok.
L'ho riconosciuta. Bravo milanese, sì. E quindi, vabbè, questo, tutti questi progetti in realtà sono stati selezionati con la logica che sta dietro, cioè tutti sono stati realizzati, progettati con un team che è posizionato in diverse parti del mondo. Quindi, come dire, il famoso remote, lavoro in remoto l'abbiamo, come dire, iniziato a sperimentare nel 2008. Lo stesso per questo progetto. Bisogna andare d'accordo però, dividersi le competenze, dividersi, sì, come dire, sì, anche i rimborsi, perché insomma il lavoro poi... Certo, certo. E anche questo fatto per la YMCA, una proposta fatta a New York, con appunto Marcella come riferimento e delle persone che operativamente ci aiutavano in loco. E anche il progetto successivo per tornare in Italia ha la stessa logica. È una proposta che purtroppo non è stata costruita, ma siamo arrivati al progetto esecutivo di per un albergo sul lago. Ma era Ipogeo? Era una parte Ipogea sotto terra? No, era, sfruttava il pendio. Sfruttava il pendio, okay. E questo, Jacinto, era interamente fatto in CLT. Si andava a dire Nixon, giusto? Sì, e il tuo rivestito con un legno magari termotrattato? Esatto, no? Esatto. E il progetto dell'albergo che abbiamo velocemente sorpassato prima, vabbè, non è importante vederlo, ma è importante appunto perché anche in questo c'è una parte di sopraelevazione che stiamo facendo sempre in XLAM, in CLT, con appunto anche qui... nuovamente con la collaborazione in loco di un collega, un amico, Davide Pertera, che coordina tutta l'operazione e quindi diciamo appunto il valore del progetto. Siamo alla mezz'ora, ragazzi, quindi mancano ancora una decina di immagini. Perfetto. E andiamo un po' più velocemente se vogliamo. Perfetto. Fare... come anche in questo progetto, il design può accadere, come dire, in diverse parti del mondo, poi ovviamente c'è bisogno di una persona localmente che lo renda fattibile. Local architect. Esatto, esatto. E questo, vabbè, è un progetto in Messico per una competition fatta con un collega, Paolo Flores, che sta ancora oggi da Zai, uno degli associati di Zai. Scusa, tu adesso sei a Verona, sei in Puglia, dove stai? Io adesso sono in Veneto, quando ci siamo sentiti la volta scorsa, sì, ero a Benevento appunto, perché stavamo portando avanti i progetti in Italia appunto insieme a Laura, Lampugnale, e sì, adesso sono in Veneto vicino all'albergo, quindi al sito, al construction site, al cantiere, perché è iniziato e quindi siamo qui. E questo per iniziare, diciamo, a ritornare sulla storia, diciamo, nei passi l'installazione che avevamo fatto al Salone del Mobile, fatta in EPS, lavorato con una macchina a controllo numerico. E sta dietro di te anche in questa adesso è il prototipo, quello che vedete dietro di me è il prototipo di quello che vedete nella slide. Questo per... tornare al discorso di prima, questo è un processo di industrializzazione, sì, che però permette al cliente di personalizzare la profondità di tutte queste mensole, diciamo sistema di libreria. Certo. Ma infatti la domanda che ti avrei fatto è proprio questa, che da forme geometriche scaturisce una forma organica, come se fossero delle cellule, no? Da texture diventa praticamente materica e quindi anche negli edifici c'è questa figura a sfondo, no? Questa inversione figura a sfondo. Questa è una trasposizione geometrica della foglia delle piante rampicanti, e infatti anche il modo in cui si sviluppa poi il metodo, diciamo, diciamo, il tool parametrico segue la stessa logica di espandersi di una pianta rampicante, da cui il nome Helix, che è il nome latino. Vabbè, piccole come dire, piccoli riferimenti di no, però il naming è importante, perché nel nome poi si racconta la storia, l'architetto deve fare storytelling, no? Anche per il cliente deve raccontare l'idea, perché spesso chi ne parla magari vede, capisce al volo, ma il cliente magari non riesce a capire quello che sta dietro, no? E lo stesso nei materiali, Giacinto, perché anche i nostri materiali, per tornare a Finsa,
sì. Io stesso che collaboro grazie a te, devo sentirmeli raccontare, perché sennò non si capisce. Io ho fatto tante puntate televisive con il design e l'architettura. Spesso un progetto raccontato è più bello, per il semplice fatto che l'utente lo capisce, se ne appropria. Quello che ha detto adesso Giuseppe di questo discorso dell'edera o comunque del rampicante, no? È importante, perché diventa struttura esso stesso e ricopre come pelle. Sì, infatti questo è interessante, perché tu sai che noi come fabbricante siamo un fabbricante dei pannelli tecnici, no? Di legno tecnico, che ha avuto, diciamo, la crescita negli anni 60, 70, no? L'MDF, il trucciolare, tutto quello, no? Però adesso, tu lo sai Giorgio, siamo rilanciando il legno massiccio, no? Il legno massiccio all'architettura, all'interior e anche all'exterior, no? Beh, per in struttura e in facciata, no? Esatto, e anche a livello di interni, no? E stiamo iniziando a lavorare su un progetto molto potente, secondo me, che tornare a dargli il valore al legno massiccio, no? Però di una forma già più evoluzionata, più tecnica, e stiamo creando un nuovo marchio per dare a conoscere al mondo che Finsa è una ditta molto, molto industriale, molto di produrre dei pannelli, però anche di produrre questi prodotti industrializzati anche questo processo più avanzato, no? E secondo me questo è quello che stavo parlando con Giuseppe, no? Che secondo me questi input che stiamo dando alla propria ditta, perché il nostro team siamo architetti e designers dentro della ditta e lavoriamo con studi l'area design e prescrizione. Io volevo andiamo avanti con le foto, però volevo fare una domanda nel passaggio, Giuseppe. Spesso non è solo il disegno, il progetto, il local architect, ma anche la realizzazione, no? Del progetto. Abbiamo visto questa specie di libreria, chiamiamola così, poi modulo, cellula, eccetera. Spesso il successo di un progetto è anche la capacità di metterlo in atto, di produrlo, no? Di realizzarlo. Giusto. E per questo si parlava con Giacinto, noi in questi 3 anni e più, voglio dire, io sono in Finsa da 2-3 anni, stiamo organizzando anche chi poi realizza questo con il materiale, perché tu puoi avere una materia bellissima, ma se poi non sai posarla, o non sai realizzarla, è un problema. Allora, la domanda secca è, le vostre maestranze, essendo un network internazionale, non avete sempre la stessa impresa che vi segue, quindi le selezionate in base a chi? In base a quello che è, in base ad un metodo, perché per esempio questa libreria è una libreria che può essere fatta 7 anni fa, 8 anni fa, quando l'abbiamo fatta, nel 2012 potevano farla in poche aziende in Italia. Certo. Oggi le possono fare in tante. Allora era stato fondamentale, importante parlare con l'azienda per capire i limiti, per capire le potenzialità delle macchine, eccetera. Loro lavoravano ancora con il filo a caldo, oggi hanno le frese. Il metodo acquisito lo puoi trasferire anche alle maestranze, a diverse maestranze, perché è semplice. Conosci le regole, conosci il set di informazioni e quindi lo puoi trasferire a chiunque. E questa è la logica che sta anche dietro il BIM alla fine, no? Cioè, è una sequenza di informazioni che tu devi pensare per poi poterla renderle eseguibile. Dai, andiamo d'un fiato verso la fine, che siamo a 35 a questo punto. Bello. Questa, permettetemi di spendere 3 secondi su questa, perché racchiude un po' il mio interesse, perché tutto quello che abbiamo visto prima sui materiali, sull'utilizzo di diversi materiali anche non normalmente utilizzati nel mondo dell'arredo, per esempio, come abbiamo visto, mi hanno portato a determinati risultati. E qui c'è un mix di ceramica, porcellana, di Limoges, resina, fibra di vetro messe insieme per cercare, sperimentare delle piccole micro architetture della scala proprio di un modello che ho fatto insieme a avevamo sviluppato questo insieme ad Arianna Russo, che è una ceramista, una ex collega anche lei di ZAA, con interessi diversi. Però ecco, ma solo come modello o anche su grande scala questo? No, questi sono puri modelli.
ricerca di puri modelli per capire il limite della porcellana insieme alla vetroresina, perché poi li devi cuocere, se, quando li puoi cuocere, oppure usi la ceramica liquida come in alcuni di questi casi. Però appunto il passaggio di scala dalla scala architettonica a quella del prodotto, che non necessariamente, come dire, è limitante, ma anzi magari questa conoscenza poi la puoi riversare sugli arredi, perché hai scoperto che resinando magari un po' la ceramica o la porcellana riesce ad avere delle resistenze diverse, riesce ad avere delle performance diverse. La mia domanda non era, come dire, tendenziosa, perché spesso nella sperimentazione di piccola scala poi si porta avanti, soprattutto con la modularità, no? Sì, ci sono certo. Delle pareti di edifici che sono dei piccoli modelli che poi sono portati su Valtra. Assolutamente. Scala, no? Quindi, giusto. Per quello che ti chiedevo. Certo. Tu infatti avevi letto benissimo dietro Helix il concetto di modularità, di certo. Modulo che si ripete, scala, eccetera. Questo è un progetto, il primo progetto, diciamo seriamente sviluppato in India con Urban Frame, che era il gruppo con il quale avevo collaborato per un cliente Noman, sviluppato con un team che non era ancora abituato a lavorare in 3D, eccetera, quindi un progetto al quale sono affezionato, perché in pochissimo tempo eravamo riusciti ad arrivare ad una qualità, come dire, che precedentemente non era stata ancora raggiunta dallo studio. Quindi è un progetto che ho messo qui perché mi è caro, ma da un punto di vista, come dire, puramente architettonico, al di là di alcune cose che abbiamo preso dalla cultura dell'Oman, della tenda e del modo di governare la luce naturale. Giuseppe, come segno vorrei farti una domanda. Vedo sempre questi interstizi, no? questi scuretti, questi passaggi, sia nella libreria che anche nell'architettura. È come se fosse un segno di rispetto delle linee che non si giungono, no? Tra Bravo. Loro. Perché? Questa è una cosa, ma hai detto benissimo, è una cosa che mi ha, come dire, che si è accentuata dopo la prima esperienza a Milano, dove si faceva essenzialmente interior design, e quindi il concetto dello scuretto era, come dire, l'apoteosi. Sì. E poi portata, come dire, magari in modo inconsapevole. Però sì. Il concetto di rispetto ovviamente c'è, e soprattutto quando ti operi in determinati contesti. Adesso stiamo facendo un lavoro bellissimo a Benevento, di cui non posso dire molto, ma è veramente bello, perché abbiamo a che fare con l'arte, con l'archeologia, con l'antico, e quindi il doverti avvicinare senza toccare è una cosa che penso tutti noi abbiamo imparato nelle università, quando dovevamo lavorare in contesti di pregio. E poi era l'anastilosi, no? Il processo Bravo. Di anastilosi, quindi la costruzione dichiarata del moderno esatto. rispetto all'antico. Bravo. Sì. Questo Giuseppe è un brisolei, una celosia, no? Questa è una lamiera. Una lamiera forata fatta in pannelli per poter essere ovviamente agganciata alla sottostruttura, che protegge a sud-ovest l'edificio con un'apertura. E a nord invece si apre molto più trasparente per poter far passare la luce, però il vero problema qui era la tempesta, diciamo, il vento con la sabbia nel deserto, quindi sai, tutta una serie di cose di cui devi tener conto per evitare che tutto venga, come dire, sporcato. Ragazzi, andiamo verso la fine, siamo quasi a 40 minuti, per cui penso che abbiamo finito, no? Questo progetto a Bangalore di un interno per un club, l'ho selezionato perché abbiamo fatto un gran lavoro con i falegnami. E parlando di finza, quindi mi sembrava doveroso far riferimento a un lavoro dove la falegnameria è stata il 99% luce e legno. Tutto, e qui torniamo un po' in maniera, come dire, simpatica dal mio punto di vista al concetto dell'artigianalità, certo. Che in India è un dato di fatto, perché l'organizzazione e l'industrializzazione non ha ancora, come dire, non si è ancora sviluppata a un certo livello, e quindi si fa tutto manualmente. Alcuni anche fanno il laminato,
manualmente, cioè ah, sì? Usano, sì, in pochi usano il pannello prelaminato, questo per dire l'eccesso, cioè, l'eccesso opposto. Sì, sì. È un lavoro che ci ha guardato, come dire, di grande rispetto per i falegnami che hanno lavorato in questo, perché realizzarlo in India, vi assicuro, non al di là che sia io l'architetto e lo studio per il quale lavoravo, è un lavoro che è stato faticoso, ma i carpentieri alla fine erano contenti perché non avevano mai realizzato qualcosa di simile. Qualcosa di simile in Europa lo vedi, non ci fai caso. In sì. India diventa un successo, come dire, una sei contento, un manufatto, quando lo porti, un manufatto bravo io, come questo, per un, invece per un cliente molto più importante, per il primo centro sportivo in tutta l'India dove tutti gli sport sono concentrati e dove i giovani possono andare a praticare imparando dai loro maestri, diciamo, che li hanno vinto Olimpiadi, eccetera, eccetera, medaglie d'oro. E anche qui con gli stessi falegnami abbiamo realizzato questa Hall of Fame, qui manca tutta la parte espositiva, è una galleria che celebra lo sport indiano, gli achievement dello sport indiano. Finisco con questo perché sì. Il primo progetto, uno se non il primo, forse il secondo. In Svezia, no, rido perché abbiamo fatto il giro del mondo davvero, Giuseppe. Io sì. Hai fatto vedere queste, praticamente le rotte aeree sembravano. E abbiamo girato quasi tutti i paesi, insomma. Manca Sud America, forse. Manca Sud America. C'era il Messico che è in Centro America. Giusto. No, questo mi fa piacere perché, vabbè, è un concorso, non è niente di che. Però è un progetto che ho fatto quando ero a Londra. Due ragazze lavoravano dalle Marche, un ragazzo dal Veneto e un'altra persona da Milano. E abbiamo coordinato tutto a distanza con gli stessi strumenti che stiamo utilizzando oggi. Allora era solo Skype. Adesso ne abbiamo molti di più. International Open Workshop, praticamente veramente un laboratorio permanente, aperto, internazionale, e devo dire la verità, sia il salto di scala, sia il fatto di passare da città italiane come Benevento, come il Veneto, per arrivare in India, per vari passaggi, questo in Svezia abbiamo visto, anche se risale ormai a 10 anni fa, ma il taglio è ovviamente contemporaneo. Quindi Giuseppe, io ti dico grazie per questo viaggio perché a me è piaciuto moltissimo. Io farei chiudere a Giacinto. Adesso Giacinto, già sapevo il lavoro di Giuseppe, però devo dire che è stata un'ottima scelta quella di fare il terzo viaggio con lui perché è servito molto e chiaramente poi adesso pubblicheremo questo nostro video e penso che arriveranno dei commenti, arriveranno delle richieste perché oggi, come altre volte, però è stato davvero molto interessante. Però adesso io mi fermo, lascerei chiudere a te, Giacinto, e a Giuseppe. E posso fare un chiarimento perché è doveroso nella logica del team, del lavoro di squadra. Certo. Oggi ovviamente sto portando avanti questo progetto di OSW. Nella carrellata di immagini c'è molto di più di quello che ho iniziato a fare con OSW. Sì. Quindi è doveroso ovviamente ringraziare, insomma, tutte le persone che fino ad oggi, in modo diverso, io ho cercato di metterle tutte dentro, abbiamo dovuto mettere un cappello SW, ma ci sono esperienze che poi sono nate leggermente prima, diciamo un po' prima di OSW. Quindi è un lavoro ovviamente poi, come dire, un racconto personale che mette insieme tante. Ma è bello anche questo, che esca Giuseppe Morando e che esca OSW, quello a me è piaciuto molto. Giacinto, no, più di tu. No, dai, niente, per dire, già lo sapevo, già conoscevo a Giuseppe, sapevo che lui sapeva lavorare dalla scala del product design fino all'architettura, e è sempre stato molto, molto interessato in cambiare la scala, che secondo me è molto importante questo, diciamo, a livello progetto, secondo me uno che sa cambiare da una scala di centimetro al metro, controllare quella, il dettaglio, secondo me è un rapporto importante. E niente, Giuseppe, questo lavoro è un lavoro da tanti anni fa di passione e io ti invito a conoscere di più quello che stiamo facendo in Finsa a livello di sperimentazione, anche di lavorare insieme con il nostro team, che siamo alla fine siamo progettisti anche, però dentro di una ditta, a sperimentare con noi anche, perché secondo me quello
lo stiamo facendo già. E con... tra l'altro Giuseppe ha visto le altre interviste, gli altri talk, sì. In qualche modo si è già aggiornato, sì. Però ecco, vorrei ripetere che queste occasioni, queste qua delle design talk, sono anche delle occasioni di relazione, mai come in questo periodo che sappiamo ci costringe in qualche modo davanti a un video, però ci dà anche l'opportunità di scambiare idee in vari luoghi del mondo, stando a casa nostra. No? E quindi questo che sembrava un po', e lo è in parte, un obbligo, si sta rivelando anche una risorsa a proposito di OSW. Quindi io a questo punto vi ringrazio e vi saluterei. Non so, se vogliamo aggiungere qualcosa... No, grazie a Finza. Grazie a Sinto e grazie a Finza, perché è comunque degno, come dire, vi fa onore aprire queste porte della, come dire, del confronto, non necessariamente parlando esclusivamente di, in modo puramente commerciale, del vostro materiale. Quindi questa è una cosa molto positiva. E voglio aggiungere una cosa, grazie mille come sempre a Giorgio Tartaro, che sempre apre questo momento di scambiare delle idee. Presentatore. E con la tua professionalità, come sempre, che sei bravissimo. Ragazzi, grazie mille, un saluto ovunque siamo e ovunque andremo. Alla prossima. Un abbraccio, ciao, grazie mille. Ciao.